Ah, nel sito per l'anticreazione mi è arrivato anche l'omaggino, il ciottolo di vetro famosissimo che ha tanto decantato Antonella. Di un colore oliva trasparente, molto carino. E dei charms che io ho preso per una mia amica, mi sono dimenticata di dirlo prima, a forma di chitarra. Sì, sono i tuoi, Norma. Me li tengo io. No, scherzo. Sono molto belli, sono ben fatti. Molto belli. A forma di chitarra elettrica. Arriva Perle. Ta-da! Allora, Fimo Cato Policlei. Allora, se sto video durerà un centinaio di anni, Cato Policlei da quanti grammi? 350, una cosa del genere, bianco perla e nero. È arrivato in una scatola, quello di perle, fortunatamente. Fimo Effect da 350 grammi, traslucente e bianco. Quanti bei. Quando arrivano questi panettoni di Fimo, io sono contenta. Poi, scusate la velocità in cui vado, ma se no veramente il video non finisce più. Filo di acciaio rivestito da 25 mm, 9,2 m. Ho preso sia argento sia oro per fare bracciali e collane semirigide. Wire da 0,50 mm per fare delle lavorazioni un po' particolari. Questo racchetto. Poi ho preso la valigetta, quella della Biblon, questa qui, per mettere dentro i miyuki. Infatti per quello che oggi mi sono mossa a fare il video, perché devo sistemare il materiale, se no mia madre mi uccide. Questa l'ho pagata 12,50 euro. Comunque è veramente bella, intanto è pesante, però veramente bella. L'aveva fatta vedere in un suo video Marghe, che saluto tantissimo. Ciao Marghe, grazie per i tuoi consigli, come al solito sei troppo grande, mitica, mitica Marghe. È bella, c'è dentro la pinzetta, il cucchiaino per lavorare, per prendere le perline all'interno dei 52 scomparti. Veramente, veramente, c'è anche il scomparto volendo per le pinze, veramente bella. Passiamo ai pacchettini piccolini. Allora, ho preso gli aghi della John James, il pacchetto da 25. Questa è la misura 10. Sono gli aghi quelli appunto, ora parto dalla parte sbagliata, perché vabbè. Io qua li pago 4 aghi, 3 euro, questo 4 euro, 25 aghi. Sono quelli sottilissimi da 5 centimetri. Mi trovo bene con questi qua e non con i big eye, perché sono appunto, i big eye sono troppo flessibili e io non mi trovo, cioè li spacco i big eye e non questi, vabbè. Poi coppette lavorate, ne ho prese 6, fanno questa lavorazione così carina. Poi ho preso due quantità di Swarovski da 3 mm, no, una quantità da 3 mm, una da 2,5, cristalla B e acquamarine satin per fare un incas. Poi devo selezionare cosa farvi vedere. Anellini oro argento da 0,6 mm di diametro, credo. Sì, 3 mm per 0,6. Sono pacchettini da 200 pezzi. Questi sono un po' più grandi. Per quando metto collane o orecchini con i rivoli, voglio che rimangano molto piccole le congiunzioni, diciamo. I salvafilo, che io non ci avevo mai pensato a prenderli. Sono una geniata. Sia oro che argento. Pacchetti da 20 pezzi, anche se l'altra volta avevo preso tre quantità altri moschettoni oro, perché mi finiscono sempre, qua non li trovo, è caduto un pacchettino. I pettinini ne ho presi due, sono da lavorare con, non lo so, con le perline. Poi ho preso
18 per fare gli incas. Io non mi piace fare schemi già fatti, nel senso mi piace fare così, non seguire schemi non è che mi aggrada tanto, però volevo provare a farli sti incas, vedere veramente come sono di presenza. E ho preso un Crystal Moonshine, Moonlight, scusate, sì, Moonshine, Moonlight, che è come il Crystal ma ha... Ah, scusate, ma mi si è finito la memory card. Dicevo, questo è il Crystal Moonlight da 18, mentre questo è il Crystal Sphinx, che è una cosa wow, veramente. Tra questo e il Vitral Medium non saprei scegliere perché sono veramente stupendi. Veramente, veramente stupendi. Poi ho quasi finito, giuro. Ho preso degli schiaccini. Questi dovrebbero essere 200 pezzi o 150 pezzi, non c'è la targhetta. Ho preso delle Craquelé Beats, le ho prese Crystal da 8 mm e le ho prese anche da 4, ma fanno veramente schifo. Scusatemi, passatemi sta cosa, ma ancora da 8 mm, ma da 4 sono veramente orrende. Cioè, perlomeno Crystal, perché le altre sono carine. Ma Crystal da 4 mm sono veramente orrende. Beh, vabbè, le regalerò alla figlia della mia amica che piace giocare, non è che fa tanto caso alle cose, basta che siano perline e cavolatine varie. Le ho prese le Crackle Beats anche color acqua marina, sia da 8 mm che da 10, e queste sono belle, ma con le Crystal veramente proprio no. E anche verdi da 8 mm. Sono un verde foglia chiaro, non così oliva come vedete voi, proprio un bel verde di quello primaverile. Ho preso anche due chandelier per orecchini in argento antico, li ho presi per me, da attaccarci due Swarovski a forma di cuore per farmi degli orecchini, solo per me. Li trovo molto belli, molto, molto gotici, sono molto ben rifiniti e molto leggeri, quindi approvati. Questo video verrà diviso a metà perché sennò YouTube non me lo fa caricare. Poi per la mia omonima, che penso ve lo farà vedere anche lei in video, ma io glielo faccio vedere in anteprima prima di spedirglielo, il suo bottone in madreperla con questa lavorazione, molto bello, e me l'hanno inviato in questa cosina di pluriball. Adesso lo rimetto dentro, bello, al calduccio, è sicuro, e poi te lo spedisco omonima mia. In omaggio Perles, ah ecco, scusate, ho preso anche le perle di legno per fare le tilaster, ma sono brutte, orrende pure queste, non ve le tiro neanche fuori dalla busta, vi giuro, sono orripilanti, il foro fa schifo e le perle sono irregolari, sono schiacciate, non sono proprio sfere. Mi direte, per il costo che hanno, alzate il prezzo e mettete le belle. Ma veramente, questa è la prima vera grande enorme delusione che prendo da Perles. Queste. Quindi io non ve le consiglio. Trovate da un'altra parte le sfere per le Attilasfera. In omaggio, dopo tutto sto po' di roba, Perles & Co. mi ha regalato, credo che, non so che pietra dura sia. Mi sembra lapislazzulo, ma non ne sono sicura. È blu, molto molto belle, sono 5 perle, credo da 10 mm, che sono veramente belle. In più, io avevo richiesto come omaggio la cartella Swarovski con la cartacea, ma non me l'hanno inviata. Vabbè, pazienza ragazzi, tanto credo che entro fine estate un altro ordine da perle se ci scappa di nuovo, perché ho dimenticato della roba e ho ricevuto degli ordini, fortunatamente. Spero che tutto questo po' di roba vi abbia fatto luccicare un po' gli occhi. Il video, come vi ho detto, verrà diviso in due parti perché sennò YouTube non me lo fa caricare, quindi abbiate pazienza per gli spezzoni malfatti. E niente, seguirà poi un video creazioni, credo. Non lo so, dipende perché sono una settimana abbastanza infernale. E niente, vado a editare questo video e a caricarlo. Ciao ragazzi, a presto!